Quel giorno, un'altra impiegata non firmò il registro di uscita. Questo fa supporre che, nonostante abbia negato la circostanza, potrebbe essere rimasta per un recupero pomeridiano e aver visto la persona che poi commise il delitto. Queste parole sono state scritte nel 2003 da Roberto Cavallone, il magistrato che, dal 2001 al 2009, ha indagato sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, la ventenne brutalmente uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990 a Roma, negli uffici degli Ostelli della Gioventù, in via Poma 2. Forse il magistrato aveva ragione. Quel pomeriggio, Simonetta non era l'unica impiegata a lavorare in quell'ufficio. I fogli di presenza, che furono fatti sparire subito dopo l'omicidio ma che sono stati ritrovati lo scorso luglio, lo confermano. Da questi documenti risulta che presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù di via Poma 2 lavorava anche un collaboratore, la cui esistenza è stata mantenuta segreta dai colleghi fino a oggi. Si tratta di un giovane di 28 anni, assunto con un contratto estivo nello stesso periodo di Simonetta. I registri delle presenze indicano che, almeno in un'occasione, questa persona mai individuata né interrogata dagli investigatori potrebbe aver lavorato insieme alla vittima, il che suggerisce che la conoscesse. Perché i colleghi non hanno mai riferito della sua esistenza ai magistrati? Perché in 34 anni non è mai stato fatto il suo nome? Potrebbe essere lui l'assassino. Se non lo è, potrebbe avere informazioni utili. Ma soprattutto, perché la Procura di Roma, dopo questa importante scoperta, non solo non ha interrogato quest'uomo, che oggi è single e sembra soffrire di problemi mentali, ma ha anche deciso di chiudere le indagini? L'avvocato Federica Mondani, che assiste la famiglia di Simonetta Cesaroni, ha confermato che il 19 novembre, alle 13, si terrà l'udienza per l'archiviazione dell'inchiesta, mentre la soluzione del caso sembra ora a portata di mano. La presenza di altre persone negli uffici di via Poma quando Simonetta Cesaroni arrivò nel pomeriggio del 7 agosto 1990 è supportata dal ritardo con cui la ragazza accese il computer su cui avrebbe dovuto lavorare. Infatti, Simonetta giunse in ufficio intorno alle 15.40, ma accese il dispositivo solo un'ora più tardi. Dario Ballabio, il perito che nel 1996 esaminò il computer su richiesta della procura, ha confermato: «Il computer fu acceso alle 16.37. Non ho dubbi in proposito. Nonostante il dispositivo sia stato utilizzato anche dopo il delitto, i dati del 1990 sono rimasti inalterati. Pertanto, Simonetta Cesaroni rimase all'interno dell'ufficio per circa un'ora senza svolgere il suo compito, che consisteva nel registrare i dati contabili sul computer. Cosa ha fatto in quel lasso di tempo? Si è intrattenuta a parlare con qualcuno? Dai fogli delle presenze risulta che, tra le tre impiegate che lavorarono negli uffici di via Poma la mattina del 7 agosto, due si trattennero fino al primo pomeriggio. Una di loro lasciò l'ufficio alle 15, mentre l'altra non firmò il registro di uscita. Quest'ultima dichiarò ai magistrati di essere andata via alle 14.15 e di non aver mai conosciuto Simonetta Cesaroni, che lavorava in via Poma ogni martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 19.30. Lavoro dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato. Torno in ufficio solo il mercoledì pomeriggio, spiegò l'impiegata agli investigatori. I fogli di presenza la smentiscono. Il giovedì 2 agosto, 5 giorni prima del delitto, lei aveva lavorato fino alle 17 insieme alla vittima. Perché ha mentito? Cosa ha da nascondere? Chi c'era con loro in ufficio quel giorno? Secondo il magistrato Roberto Cavallone, questa impiegata potrebbe aver visto la persona che poi uccise la Cesaroni. Questo spiegherebbe anche perché, nella concitazione del momento, abbia dimenticato di firmare il registro. Ma è davvero così? E perché questa donna e i suoi colleghi hanno omesso di rivelare che in via Poma lavorava anche un altro collaboratore? La presenza di questo giovane, biondo e di bella presenza, è confermata dai dati contabili degli ostelli, dove sono registrate le sue buste paga dal mese di luglio 1990 fino ai primi di novembre dello stesso anno, precisamente nel periodo in cui, subito dopo il delitto, i fogli delle presenze contenenti il suo nome furono fatti sparire.
Una dipendente, rendendosi conto di quanto stava accadendo, riuscì a fotocopiarli e li consegnò al padre di Simonetta, Claudio Cesaroni, il quale però non comprese la loro rilevanza e li conservò in una cartellina a casa. È stata proprio sua figlia Paola a ritrovarli, 34 anni dopo il delitto, e a consegnarli alla procura. Su quei fogli potrebbe esserci il nome dell'assassino. L'avvocato Federica Mondani ha richiesto che vengano verificate nuovamente tutte le dichiarazioni di alibi e che siano recuperati i reperti per eventuali approfondimenti scientifici. Infatti, durante l'omicidio di Simonetta, l'assassino si ferì e lasciò il proprio sangue sulla scena del crimine. Gli inquirenti sono già in possesso del suo DNA. Sarebbe sufficiente disporre un confronto per chiarire tutti i dubbi e forse risolvere finalmente il caso. Ma perché la procura non vuole procedere in tal senso?